Ho il privilegio e l'onore di accogliere tutti voi intervenuti e dare inizio alla manifestazione della 10ª edizione della città di Pompei. Se questo è stato possibile, è grazie ad una nuova e fattiva collaborazione tra i due enti. E per questo motivo la ringrazio, Eccellenza. Noi abbiamo un grande piacere ad essere con lei, ma soprattutto a riferirci a lei come la guida della nostra città. Posso interpretare il pensiero dei pompeiani. Consentitemi di salutare i nostri prestigiosi ospiti, i sindaci delle città gemelle, delle città amiche, che in gran numero sono intervenuti, così come saluto tutti voi, miei concittadini, amici. Avremo il piacere di ascoltare stasera finalmente una cantata oratorio scritta da tempo dal maestro Matteo Iannone, con testi di Monsignor Baldassarre Cuomo, che vi prego di ringraziare con un applauso. L'orchestra e i solisti di Napoli ed il coro polifonico Giubilate Deo di Torre del Greco eseguiranno la cantata, diretti dal direttore Gian Michele D'Enrico, che saluto. Grazie infinite, grazie a tutti voi per essere qui, ma grazie anche a Giuseppe Polese, preparatore del coro. Con immenso piacere il mio ringraziamento va ai solisti Francesco Federico, Michela Della Vista, Anna Maria Sanchez, Lucia Petrosino e Michele Polese. Il programma prevede 5 atti musicali aperti e chiusi da una voce recitante, che in questo caso sarà la voce della nostra concittadina Claudio Coll. Buonasera signora. E tutti ringraziamo di cuore per la sua generosa partecipazione. Grazie a tutti. Sarà sicuramente una serata che difficilmente dimenticheremo. Buon ascolto. È ottobre. Volano le allodole. Libero da nubi si fa turchese il cielo sul mattino. E rosseggiano i tramonti negli addii festosi ai giorni sull'orizzonte, dove si specchia in mare Partenope la bella.
onesta la valle tra il Vesuvio e il Gauro, e son rare le voci per i campi, dove con le foglie cade il seme sulla terra che ha coperto i morti. Anche i passi del Pio, qui giunto pellegrino da Partenope, si sono fatti mesti fra i sentieri solitari e ignoti della valle, e oscuri nembi d'improvviso han coperto il cielo.
per la valle si diffonde un grido. Mi salverò, mi salverò. Nulla mi strapperà da questa valle, senza che qui io sparga del rosario la prece e l'armonia sua. Suonava il mezzodì. Nell'animo del pio nasceva repentina la più serena pace. Trovai un ser
Cadono le piogge sui neri campi, sopra gli alberi spogli, e il fiume ingrossa, ma la modesta pieve ogni sera brillano i volti intenti alla parola. Son tutti là i buoni contadini, insieme al pio giunto da lontano, e cantano al Signore un canto nuovo, la gioia di poter parlar con Dio. Vedi poi per i sentieri frotte di fanciulli e donne, padri di famiglie e anziani, che ritornano cantando il Rosario di Maria. Gli animi di tutti i valligiani sono tesi ormai verso il divino, entusiasmati dagli zelanti missionari e dall'infaticabile avvocato Bartolo Longo. Quella che sarà la Teofania Pompeiana, la rivelazione di un misterioso progetto di Dio, il quale si servirà di un segno modestissimo, una povera logora tela raffigurante Maria Santissima del Rosario, e comprato presso un rigattiere al prezzo di 8 carlini. Se sembianze d'una rozza donna.
Freme di prodigio l'antica mesta valle. Muore qui il pianto, fiorisce la speranza, germina il perdono che al cuor porta la pace. S'alzano le pietre a farsi tempio a Dio. Quel regno si chiama carità, tesa a scoprire e a risanare le piaghe nascoste della società. Gli orfani, i diseredati, i figli e soprattutto le figlie dei carcerati, preda di malvagi sfruttatori e avviati a destini di morte spirituale. Presto Valle di Pompei rigurgiterà di piccoli innocenti strappati alla rovina fisica e morale. Su di loro veglieranno anime consacrate. Thank you.
La trilogia della carità a Valle di Pompei è ormai compiuta. Gli anni del fondatore sono più di 80. Il cuore, pur giovanile ancora, avverte palpiti diversi. Se non ha mai smesso di sognare il cielo quando combatteva le battaglie della terra, ora un desiderio ardente l'attrae lassù. M'addormenterò cantando il vecchio canto di 50 anni fa.
partir amati figli, mi ha detto il Dio, vieni a mirare di quassù il campo dei tuoi giri, se vedi cose tu saprai. Già mi si disserra, il mio partire sarà il vostro avvio. Mostrami adesso il tuo piede.
Pompei è una città speciale. Festeggiare l'anniversario di questa città è un impegno. È una città che è nata dalla fede. E questa sera abbiamo vissuto un momento di intensa fede attraverso questo oratorio che è stato patrocinato dall'amministrazione comunale, e la gratitudine va certamente al signor Sindaco. E poi un grazie speciale deve andare certamente all'autore, Monsignor Cuomo, in una sintesi mirabile di altissima poesia e di profonda spiritualità, ci ha fatto rivivere la storia del fondatore, il carisma. Ci ha fatto entrare nelle pieghe della vita di questa nuova città, fede e carità. Intorno al rosario che salva, alla Mamma del Cielo che è lì a porgerci la catena dolce che ci annoda a Dio e che ci fa fratelli. E il maestro Matteo Iannone, che è un antico pompeiano, per gli anni di servizio in questo santuario e per l'amore che ha tuttora per il santuario di Pompei e per la Madonna, ha impresso alle parole di Monsignor Cuomo qualcosa di speciale, una musica altissima che ha accompagnato le parole. A tutti un grazie speciale, all'orchestra, al coro, alla voce, ai solisti, al maestro che ha preparato il coro, al direttore, anche al nostro maestro del santuario. E anche un grazie speciale, permettetemi di dirlo, a chi ha creduto fin dall'inizio a questa cosa e che se ne ha fatto promotore, Monsignor Pietro Caggiano. È bello festeggiare l'anniversario. Festeggiare l'anniversario di una città andando alle radici. Dobbiamo riscoprirle queste radici. Se le riscopriamo, ritroviamo anche la meta, non vaghiamo nel buio. Abbiamo un cammino da percorrere che ci è stato preparato da Bartolo Longo. E Pompei ha questa missione. Grazie infine a tutte le autorità presenti che ci hanno accompagnato questa sera, l'ammiraglio, i sindaci delle città, le altre autorità civili, militari. Forse possiamo terminare recitando un'Ave Maria, rivolgendoci alla padrona di casa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
regina del Santo Rosario di Pompei, beato Bartolo Longo,